qua. L'Aveno Mombello oggi che data è? Beh, oggi, ma aspetta, io nel mio video la data la metto sempre dopo. Ah, perché vabbè. Il video deve apparire, Daniele, come appena fatto, anche dopo 40 anni, quando saranno i nostri nipoti, come se fosse fatto in quel momento. Infatti, da cosa vediamo le cose future? Il futuro da cosa lo possiamo vedere? Da questa bellissima caldaietta che se serve per praticamente la macchina a vapore, la locomotiva a vapore, c'è questa caldaietta futuristica che dà l'acqua per la locomotiva a vapore. Questo che funziona, piccola verità, non lo sapevo. Che funziona con l'avveniristico carbone. Quindi vedi, bellissimo, mai più senza. Comprate queste caldaiette a 99 euro, vi regaliamo insieme alla caldaietta pure un pezzo di pizza, una nuovissima caldaietta, oh mamma mia, l'hanno usata come cestino della spazzatura, una nuovissima caldaietta e così si inizia a l'Aveno Mombello, qua. Bisogna vedere. Bisogna passare di là. Comunque Mombello sapete che è qui. E questo è il treno del Daniele, però potevamo benissimo venire col treno a vapore, Daniele. Ma che è più nuovo. Non c'è, oggi c'è. Ma domani lo mettiamo. Comunque devo essere sincero che è un gran bel posto. In mezzo alle montagne. Sì, adesso. Anche se la linea del treno non è quella. Come da Modena a Milano? No, è velocissima, 60 all'ora, è velocissima. 60 all'ora, è nuova. Più di così, più veloce di così. Però è bello perché c'è tutto attorno le montagne, il lago. E adesso vedremo. Adesso vediamo il lago di Mombello. Quello da Lago Maggiore che è una squisitezza sempre. Un saluto nuovamente a Mauri. Ecco qua, Villa Preziosa. Ci siamo, Daniele. Ok, siamo arrivati finalmente alla Villa Preziosa. C'è nessuno? Dovrei fare una visita. E questo è il parto giusto? La visita, guardate, allora prima di tutto l'igiene è importante, quindi se volete fare una visita in un posto così igienizzato. E cosa mi dici di questo posto? L'igiene. L'igiene, purtroppo l'igiene c'è. E sì. È più bello anche. Guardate, ma che igiene che c'è. Questo è più bello. Facciamo la radiografia. Poi cosa c'è? È più pulito però, Qua è più pulito, sì. Mi raccomando. Mi raccomando, non disperdere nell'ambiente. Mi raccomando. Ok, Gelmini, allora cosa hai trovato di bello? Praticamente ormai sono le scatoline perché gli aggeggi non ci sono più. E abbiamo trovato pinza. Capsulotomia di Caporossi angolata, millimetri 10, zigrinata fine. Forbice corneale Castelveglio, poco curva sul dorso, lame da 13 mm. Micropinza ergonomica di Mac Person da 12 cm, angolata 11 mm. Pinza per il retto superiore di Verzella con 3x4 denti obliqui. Insomma, un po' di materiale. Uncino per lenti intraoculari di buratto angolato. Insomma, varie cose. Noi però naturalmente lasciamo qui, sono scatole vuote, la gente se le ha prese.
Praticamente qua ho visto l'altra volta, hanno messo un po' in sicurezza. Vieni Daniele. Allora hanno messo un pochino qua in sicurezza, però da sicurezza è diventato insicurezza, perché subito hanno tirato giù. Noi, rispettando il luogo, prendiamo anche questo sentierino e aggiriamo. Noi rispettiamo assolutamente il luogo, però cosa succede? Quando mettono in sicurezza, i ragazzi di Laveno qua fanno le feste, vengono su, festeggiano un po', e quindi anche quando mettono in sicurezza noi rispettiamo, però dura una settimana e entrano dentro. Sì, così. Purtroppo è così. Ed eccoci, cari amici. Siamo qui alla clinica Villa Preziosa, e che dire, Daniele, quindi? Quindi, dico la verità, era da tanto che volevo venirci e ne vale la pena di venire. Purtroppo c'è il disastro, c'è come in tanti altri posti, però a me mi è piaciuto subito, perché abbiamo visto anche subito la camera iperbarica, meno si presume che sia quella, sì, poi si vedrà, non si e sa adesso, se è quella. Sì, i piani alti sono molto belli. Adesso vediamo quello che ci può aspettare nei piani. E tu invece, Germini, cosa racconti di questa? Sì, allora praticamente i piani alti, ci sono le camere di degenza, quindi sarà interessante vederle. Venni col Mauri 2 anni fa, e abbiamo fatto un bel filmato, e praticamente qui io ho abitato a mezzo chilometro di distanza da qua. Però. Quindi cosa succede? Conoscevo un via vai di persone che veniva, e un mio compagno di classe si curava qua, perché poverino aveva la leucemia. Questo l'hai già detto prima. Comunque è molto bello. Sai cos'è, anche Daniele? Questa storia ci ha sconvolto un pochino, perché il nostro compagno di classe, lui non diceva più di tanto di sé, perché sai, quando si hanno dei problemi a volte non si raccontano. E lui, quando uno ha dei problemi di malattie, così, cioè quello venuto, che non lo esterna, e c'è invece quello che non lo esterna, ma lo butta dentro. Non dà da capire niente, volte, e dopo alla fine non si può fare più peggio, niente per lui. Perché praticamente noi siamo stati molto colpiti da lui, da questo mio compagno di classe. Lui veniva qua per curarsi e poi veniva giù in paese a scuola. Però purtroppo dopo è deceduto, e noi eravamo ancora dei ragazzini, dei ragazzi. Quindi è stata un po' dura perdere, noi abbiamo perso 2 compagni di classe, lui e un altro. E quindi sono quelle cose della vita. Di questo professore, presumo che sia un professore dell'America, non so di dove possa essere. Era degli Stati Uniti. Lui forse voleva fare, sì, nel suo voleva fare del bene. Inventò la claritromicina per curare con degli influssi di aria fatti in un certo modo, che per poi curare non erano, la malattia. Comunque non erano in regola. Io ti ho detto, questo mio compagno di classe, lui poteva finire da subito, perché dicevano che non aveva anticorpi, niente. Ecco. Invece riuscì a vivere più di 15 anni grazie a questa cura. Quindi se noi diciamo, oh poverino non c'è più, ci rimane quel pensiero quando vediamo questa clinica. Però bisogna vedere. Però ha vissuto 15 anni almeno. Però c'è da dire questo, perché io ci ho pensato, Daniele, sì, sono successe delle cose qua dentro, anche il nostro compagno di classe che non c'è più. E noi, terribili, a scuola abbiamo avuto un altro compagno di classe, che appena è giunto a 18 anni, maggiorenne, c'era la guerra nell'ex Jugoslavia, è andato per aiutare i bambini orfani nell'ex Jugoslavia assieme al suo professore. È tornato, aveva 18 anni, ha avuto un infarto, si è rimasto secco anche lui. Mamma, perché? Perché ha visto le bombe cadere,
e lui non ce la faceva più, guarda. È tornato. Comunque, quindi abbiamo avuto l'infanzia, ma mica solo quello, Daniele. Sì, però tu ecco hai avuto l'infanzia forse un po' buona, diciamo, buona. Ancora un po' buona, perché non so se tu dal vivo l'hai vista. Ma vogliamo fare i record. Non so se tu dal vivo l'hai vista le bombe. Io sono nato in un'era, ad esempio, che io le bombe non le vedo in TV, le vedo così, ma a vederle dal vivo, se abbiamo nei ricordi dei nostri nonni, i nostri nonni le hanno viste le bombe. Sì. E veramente... Ma mio padre si è salvato, è scesa una bomba, pure erano in campagna vicino Lodi, sotto Milano. Sono scese delle bombe e lui con lo zio lo prese, mio padre aveva 2 anni, quanto aveva, lo si gettarono nel fossato, nel canale del fiume, per evitare una bomba che cadeva. Mamma mia! E si sono salvati solo perché lo zio l'ha preso e sono caduti giù nel fossato, nel fiume. Io spero che queste cose qui non possano succedere, ma vedo che... Siamo no, vicino, bisogna vicino sperare che se... adesso in tutto. Vabbè, speriamo, dai, allora pensiamo troviamo... facciamo con allegria, dai, con Turbez, sì. Perché la vita, cari amici, non è illusione, è anche allegria, non è che ci vogliamo illudere. Infatti... Vogliamo essere un po' allegri, se no non si campa più, infatti... Allora, dai, con allegria. Allora, piacere di averla conosciuto, signor Gelmini, eh? Io le do appena mi ha conosciuta le due. Grazie del posto che mi ha fatto conoscere. Capiamo. Che mi auguro che non ci sia un cadavere. Ma guarda, allora, un fantasma, un cadavere. Pensa alle cose belle. Salve a tutti. Iniziamo bene, cari amici. E io abitavo a 500 metri da qua. Bene, si parte. Saliamo su dalla scaletta. Allora, signor Gelmini, vuoi fare ginnastica? Subito, l'assessore. Avanti, subito, muovo. Oh, 1, 2, 3. Avanti, saltare. Dottor professore. Oh. Avanti. Oh. Oh. Dottor professore. Ma qua scatta giusto. E le gambe lì sopra non le riesci a mettere? Tu? Devo fare più ginnastica. Aerobica. Faccio. Ginnastica. Come vado, dottor professore? Ma ancora, devi tirare. Ancora. Devi tirare più su di me. Dottor professore. Le gambe su. Deve mettere. Appena. Ci riesci a mettere le gambe di qua e di là? Oh, però. I cosi. Guarda la grande. Bravo. Stava avendo furore. Gambe batteriche. E grazie ai batteri, Daniele, che sto migliorando. Sicuramente. Però quanto l'igiene l'ha fatta? Bene. Okay, abbiamo pulito, dottor professore. Faccio finta di correre. Ah, è tutto pulito, dottor professore. Certo. È tutto igienicamente. Tutto igienizzato. Sì. Ecco qua. Le gambe sopra qua. La gamba sopra. Dottor professore, un conto è venire a fare ginnastica qua, un conto andare al circo. Allora andavo al circo, guadagnavo un po' di soldi. Bravo, signore. No. Bravo, vedo che hai imparato. Dai. Ha fatto la scuola, è andata bene, va là. L'insegnamento, diciamo. Meno male. Da quando c'erano? Grazie. Niente. Per venire di sopra ci sono le scalette.
ed è incredibile, di qua siamo già in alto e invece di qua siamo dietro la collina e siamo come se fossimo a pian terreno e siamo al secondo piano. Qui c'è la particolarità che da una parte la collina più bassa, il grado in basso, e saremmo al secondo piano. Però poi in realtà questa bellissima stanza con questa poltroncina, e poi qua invece dall'altra parte non siamo più al secondo piano, ma siamo sopra la collina a pian terreno. Molto strano. Lì anche le belle scalette esterne, le palme del Lago Maggiore. E ok. E c'è anche la scala esterna. Ma... ma ti è troppo vicino, Daniele. Adesso. Onore alla Dea Preziosa. Se non lo fate, pagherete. Queste sono le frasi un po' scherzose che scrivono i ragazzi del paese che vengono qua a fare il bel in più. Adesso la rifacciamo. Aspetta. Qui abbiamo la stanza delle caldaie sopra. Sopra il sottotetto, poi abbiamo varie altre stanze, praticamente una specie di alloggio, stando attenti che siamo proprio nel sottotetto, vari locali con quello che rimane naturalmente. E di qua quello che rimane, stando attenti che per mandare l'immagine alla videocamera poi faccio così. fa male, io ci ho già dato. Vado contro il sottotetto. Io ci ho già dato. E di là ci sono altri locali, di qua c'è la chiesa, quindi bene. E Daniele, che... non ho parole io. È un spettacolo, diciamo a modo suo naturalmente. Trovato molto più, come si dice, meno rotto di altri posti. Altri posti sono ancora peggiori nella rottura di tutti, però abbiamo trovato delle cose molto interessanti. È un peccato perché se lo dovessero recuperare sarebbe una bella cosa, ma... Noi Urbes comunque... siamo molto contenti di farlo perché ci piace molto e abbiamo la nostra passione. Certo. Senza danneggiare niente, perché logicamente noi non danneggiamo e se nel caso si dovesse entrare si entra sempre nei posti dove si può. Ma allora facciamo vedere la chiesa, allora se si può entrare, allora certo. Fai tu, io volevo fare largo di qua. Però prego, tu che sei santo, entra. Ok. I santi entrano in chiesa. Questo, ecco qua. È quello che rimane della chiesa. Come vedete le panchine, e poi i poveri vetri che erano talmente belli, secondo me, sono andati al malore, e non rimane niente qua. Qua c'era... E sicuramente qua c'era l'altare, qui sicuramente c'era l'altare. Pace e bene, fratelli, che Dio sia con voi e gli spiriti vadano via. Che posto, incredibile. Bene, sì, cari amici, questo è quello che rimane della chiesa. Noi veniamo apposta in questi posti, non per un gioco di parole, ristrutturatevi, fate qualcosa, non si può lasciare così, mi raccomando. Qui
varie stanze con quello che rimane, ristrutturare questo posto sarebbe veramente il caso. I celdoni della sala operatoria, va bene, c'è di tutto. Ti serve un cestino della signora della signora Antonia? Ci potrei mettere i miei gattini. Sì. Un po' cresciuti però. Guarda cosa c'è. Quella l'ha usata Fantozzi nell'ultimo film. Che... E qua. E nel paradiso dei farmaci troviamo vari farmaci. Ma cosa volete di più, signori? Abbiamo tutto qua. Wow. Ma questa è una farmacia? Nefluan! Ma che bello! Medicinale equivalente! Abbiamo tutto, questo qui. Ma caspita! Signori, volete qualcosa che curi tutti i mali? Abbiamo tutto. E cari amici, adesso andiamo nelle catacombe, diciamo così. Ci proviamo, Daniele? Penso di sì, ho paura che qua dentro ci sia proprio il fantasmi. Non so. Ma se vuoi, chi scende per primo, Daniele? Non lo so. Vuoi, vabbè, scendo io tanto. Vado in sicurezza tutto attaccato. Va bene in sicurezza tutto attaccato? Sì. No, in sicurezza. Non due parole, una parola soltanto. Sì. Vado io in sicurezza. Allora. Vado un po'. Attenzione Daniele. Sì, vieni, vieni. È tutto sicuro qua. Sicuro che andiamo nell'altra tomba. Allora, di qua c'è una stanzetta. Ok, eccoci qua. Ecco Daniele, andiamo giù. Di là c'è tipo una stanzetta, così vuoi andare a vedere, però mi sa che il funicolo principale è dall'altra parte. Qua tenevano praticamente i matti. Vedi, qua c'è il cialdone, le cose. Ma chissà che umidità che tengono. Ecco, vieni a vedere, sì. Tipo una cantina. Ma è allucinante qua. Mamma mia, tenere le cose così. Ma questa è tipo una cantina che... Sì. È tipo proprio una cantina, sì. Ragazzi, non abbiamo mai finito che questo luogo, viaggio in questo che luogo tremendo. In questo luogo, perciò che dire? È stato bello. Spero che il video vi sia. Sì, ma dobbiamo continuare. Aspetta, tieni un attimo. Ma fai un video totale. Speriamo che questo video che facciamo possa piacere. Sicuro, guarda. In questo posto così sicuramente. In più ci abbiamo piace. Trovato anche il diavolo che ci ha fatto lo scherzo e cosa vuol dire? Siamo ad Halloween. Andiamo a rovistare. Andiamo a vedere il lago. Basta della polvere, Andiamo a vedere un po' di lago. Sì, un po' di lago, ma aspetta. C'è da vedere dall'altra parte dove va a finire il pericolo. Vedete, cari amici, è un posto tranquillo, tranquillissimo. Se non fosse per le nostre torce, staremmo completamente al buio. Però ce la facciamo. Pratica. Sì, continua. Andiamo. Fai. Puoi continuare così. Andiamo a vedere. Continuiamo. Tente le buche. Vedere la parte bassa. Ma continua pure tu il video, Daniele. Però tutte e due insieme non riesco. Sì, dai. Così vediamo dove andiamo a finire.
Vediamo dove andiamo a finire. Mamma mia. È pazzesco. Ma i cunicoli continuano. Allora di qua si arriva tipo a un posto così e si sale su da un'altra parte. Io direi che potremmo anche andare a vedere dove si sale su. E poi di qua non è che si va dalle suore, ok? Si vede, no? Che è un passaggio. Sì, di là si va su. Ma andiamo a vedere un attimo, chiudere la porta, spogliatoio. Qua c'era lo spogliatoio una volta. Ecco. Mamma mia. E più avanti, dove va? Dalle suore? Vediamo. Proviamo, sembra tutto in sicurezza. In sicurezza attaccato, ecco. Ah, non lo so, qua. Basta attaccare le due parole e in sicurezza diventa in sicurezza. Qua altri celdoni presi completamente dall'umidità in una maniera ripilenta. Qua una stanzetta. Qua una porta pazzesca. Una porta. Mamma mia, ma che umidità! L'umidità che si mangia tutto. Sì, celdoni presi, mangiati dall'umidità e dai topi ragno. Mamma mia, quelle cose lì le hanno fatte i topi, quelle rosicchiate lì. Vabbè, allora chissà quanti topi terribile. Ci sono. Terribile! Non rimane più niente, cioè è tutto mangiucchiato. Ma nessuno allora ha filmato queste cose qua, eh? Cari amici, abbiamo trovato, siamo venuti dove forse non è mai capitato nessuno, perché a un livello tale, sotto tutto, degenti, schede, mandaggini, mamma, tutto, ma tutti mangiati letteralmente da, dall'umidità, vedendo, eh? Dall'umidità lavenese, dall'umidità del Lago Maggiore. C'è anche queste cose qua. Questa, cari amici, è l'umidità del Lago Maggiore, che provoca assieme ai topini queste cose qua. Vabbè, qua se ci fossero i topini comunque ci sarebbero già caduti addosso. Sì, ma basta. Ma no, perché sentono il rumore e scappano. Capito come sono? Perché sono topini delle case. I topini delle case, quando sentono i rumori, scappano via, quindi non li vedi subito. Meglio andare, cari amici. L'esplorazione termina qua sotto. Noi, se questo video parte, ma sicuramente, ma adesso torneremo in superficie. Una volta avrei avuto un terrore di questi posti. Adesso ci ho fatto l'abitudine. Guarda! Sì, una stanzetta! Una stanzetta che... Sotto tutto! Ele, sei incastrato vicino alla sedia, alla scala, anzi! Vieni, non riesci! No, liberiamolo! Perché ce la fai? Ancora un po' ero tra la scala e la porta. Qui... Si ride, si scherza, ma siamo finiti proprio sotto i meandri più cupi. Dov'è che si saliva tutto? Amicizia, affetto, amore, umiltà. Abbiamo trovato queste cose, Daniele, qui all'Urbex. Mi sembrava una merda qua. Allora, questo l'abbiamo ancora fatto. Cari amici, importante che ci siamo ancora. Siamo qui, noi abituati come siamo, veniamo in questi posti. Eh sì. Allora, cerchiamo di fare il lutto. Sì, noi eravamo saliti da qua, venivamo, perché mi ricordo la bombola. Noi non ci perdiamo d'animo e non abbiamo paura di nessuno.
Andiamo, andiamo. Facciamo sempre delle grandi sfacchinate, però ne vale anche la pena. Eh sì, siamo andati nei sotterranei, fin nei sotterranei. Beh, io pensavo che fossero più grandi i sotterranei comunque. Beh, pensavo fossero come quelli di Mombello, invece no. No, no, andremo anche quelli di Mombello. Comunque a Mombello hanno trovato il buco dove... Ai tempi c'era, chi è che c'era? Napoleone? Mombello intendiamo, il manicomio di Mombello, sì, Limbiate. Limbiate. C'era il tunnel dove, non mi ricordo se era Napoleone. Ah, il tunnel di Napoleone, sì. Il tunnel che sì, quando sì. Si è sposato arrivava fino alla chiesa. A Monza. Tutto da sotto. Sì, 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 per scappare. Sì. Per scappare, tutto da sotto. Eventualmente, sì. Daniele Rosso nelle mani per un gioco di Halloween che abbiamo fatto. Guardate qua che schifo. In conclusione, praticamente niente ci siamo divertiti adesso. Si dimenticano tante cose qua. Ma appoggiamo magari la telecamerina a questo punto. No, ormai. Oh, funziona ancora, meno male. Aspettate, cari amici. Sì, mettila all'interno, ecco. Ecco. Speriamo che... Sì, si vede. Vabbè, si speriamo vede. Che il filmato possa essere di vostro gradimento, quello che abbiamo fatto, nonostante il sangue che avete trovato, che c'era... buttate sì, allora praticamente Daniele ha fatto una scena per Allo. No, non so cosa penseranno la gente che guarda. Ciao cari amici. Va bene, vi salutiamo e adesso andiamo al lago. Al lago, al lago. Ah, ho spento. Ho spento come se fosse una cosa di scena. E invece siamo nei sotterranei, siamo finiti fottuti letteralmente, ma ce la caviamo, saliamo su di qua. Allora, cari amici. Cari amici. La giornata è andata bene, ci siamo stancati un po' lo stesso, io sono caduto, però vabbè, mi sono rialzato. Ci troviamo a Loveno Mombello, siamo qua sul Lago Maggiore. Gennaro Germini. Daniele Ravaioli, salutiamo il nostro carissimo amico Mauri che prima o poi ci guarderà, salutiamo tutti quelli che guarderanno questo filmato, ci seguite. E che ci seguite, seguiteci che sicuramente più avanti ne faremo un altro Ubers, certo. Anche dove non si sa perché adesso tra poco arriverà anche il freddo. Comunque la giornata oggi ha permesso di venire. C'è un gran sole, che bello. E cosa dici tu? Sì, c'è un gran sole che però naturalmente viene negli occhi, ma al lieto di siamo anche verso Halloween. Daniele Ravaioli. E però ci è andata benone, c'era una foschia. Stamattina c'era un po' di foschia che sembrava che dovesse piovere, poi invece alla fine è andato tutto bene. Niente, ci siamo divertiti. Loveno Mombello, veramente vale la pena di venire a vederlo, il lago. Amico agricoltore è già all'opera a lavorare i campi, quindi vedete perché ottimo. Loro adesso stanno preparando il campo per l'autunno e per la prossima primavera, stanno le semine, sì. Queste seminano adesso per poi raccogliere verso la primavera. Praticamente il campo lo arano adesso perché poi in primavera è già pronto, ma anche perché d'inverno i batteri del terreno, se fosse arato il terreno d'inverno,
l'attività batterica diminuirebbe e quindi anche ciò che si coltiva sarebbe in misura minore. Mauri, dicevi... Dico che i contadini cominciano adesso a preparare il campo perché d'inverno, cazzo qua c'è cosa, d'inverno le colture poi dopo mano a mano crescono, come arriva la primavera già inizia a salire, ci sono già i primi raccolti verso maggio-giugno. Bene, bene. E si inizia. Può essere mais, può essere anche altre cose, anche semplicemente sì. Erba medica, non lo so che cazzo c'è. Pomodoro. Ecco Mauri. Bene. Parlaci praticamente della vita in campagna. La vita in campagna come l'ho vissuta io è stata una vita, cioè, un'infanzia abbastanza bella, cioè, almeno l'epoca dove vivevo io c'erano più, come qui per esempio c'era molta più, qui è una casa abbandonata, una fattoria abbandonata. Però c'era molto più, diciamo così, libertà, non c'erano le case contorno come hanno fatto adesso, anche dalle mie parti. Io prendevo d'estate in Brianza, andavo per le campagne, andavo nei fossi, mi facevo il bagno con i miei amici, ci si divertiva e si era liberi, cosa che adesso è molto difficile. Poi col tempo è arrivata l'urbanizzazione sempre più selvaggia, hanno costruito interi quartieri e nel giro di pochi anni sono cresciuti interi quartieri e poi dopo niente, ma la campagna soprattutto l'estate è bella perché ti dà senso di, non fa caldo, il caldo che fa mi dà anche quel senso dell'appetito, quindi io sto bene, riesco a dimagrire veramente. Perché riesco a trovare di nuovo me stesso. Sì, ma perché tu camminando, siamo vicino alla Malpensa, camminando, alla fine butti giù chili, non fai vita, perché la città comunque ti impone anche di fare vita molto semplice, dov'è che vai? Vai al bar, dov'è che vai in città? Vai al bar, vai al cinema, vai in discoteca, vai dove cazzo ti pare, però nello stesso tempo non è che fai grande strada. Prendi. Ci vuole una bella passeggiata, trovare questi luoghi, perché a volte non sono lontani, trovare questi luoghi. Questi sono luoghi abbandonati, scusate le zanzare, ma sono luoghi naturalmente che una volta erano popolati dai contadini che lavoravano la terra. Senza i contadini cosa si mangia? Niente. Adesso l'agricoltura è andata molto in abbandono perché viene tutto dall'estero, però noi avevamo una grande potenzialità e abbiamo lasciato perdere. Tutte queste cascine sono abbandonate. Qui era una cascina che secondo me un centinaio di, anche più di 100 persone. Sì, sì, più anche di 100 300. Persone, io direi anche 120 persone potevano stare qui dentro. Qui c'erano 100 famiglie dove vivevano della campagna. Ed estate la campagna era sempre bella, d'inverno magari un po' meno, però è questo. E questa è la fattoria. E questo è il cardo dei lanaioli. Praticamente si cardava la lana di cardo. Si prendeva così, si raccoglieva e si cardava con la macchina o anche a mano. E si faceva il filo, si faceva la lana di cardo. E siamo in campagna, in questa deliziosa fattoria, delizioso posto. Campagna di batteria, però niente, guarda che bello. Fantastico. Qui così e tutta la fattoria ce la siamo goduta. Ecco.